Ma che fai alla mondo un'altra? Sì, noi normalmente chiamiamo pure al bar, anche perché giustamente dico, anche se è un ologramma o caffè o volo, colonnello, giusto? Non lo so, colonnello! Tamarindo. Tamarindo, il colonnello prende un tamarindo. Ripete, è un tamarindo. Ecco. Un movimento sensuale. Questo è un programma abbastanza nuovo. Abbiamo gente che si fa pubblicità da sé. Arrivano, promuovono dischi. Questo che è il bar, ci dobbiamo assoppare tutta la risposta. Allora. Giomba! Muri, Bar Giomba, buongiorno! Bar Giomba, buongiorno! Buongiorno! Le hanno alzato un muro? Guardi, è stato uno degli argomenti cardine dei discorsi di caffè questa settimana al Bar Giomba. E meno male, potremmo dire come titolo, e meno male Kun ci scappò un morto, meno male. Naturalmente sappiamo bene di che cosa sto parlando. Piazza Garraffello si è, come diciamo noi a Palermo, sconocchiato un palazzo. Sì, sconocchiato un palazzo. Ovviamente questo al di là insomma della, del divertimento tipico e plumistico nostro, però ci impone ovviamente delle riflessioni un minimo più serie, nel senso che comunque io l'altro giorno leggevo proprio su Facebook un aggiornamento di stato di un nostro amico e plumista che è Marcello, che salutiamo, che diceva, dice quando io passavo da Piazza Garraffello e vedevo sto palazzo, dicevo prima o poi sto palazzo viene a cadere. Sì. A Monica fu così. Dico, quindi bene o male, speriamo quantomeno che non ci sia il solito scaricabarile, è già cominciato. E diciamo, diciamo che Marcello un porta a tasso, dico, non era perché. E non ci vuole un neprunista. Non ci voleva un neprunista per capire che sarebbe caduto, bastava semplicemente un assessore competente. Mi vengono così. Che magari ci abito pure lato, non lo so. Ma un muro? Ma la domanda nasce spontanea, diceva il buon Lubrano. Il discorso di caffè, ecco, qual è? Sul muro. I muri sono fatti per nascondere, sono fatti per proteggere, sono fatti per dividere. O trattasi solo di latinismi, mus, muris, muro. Questo fa capire che la sua utenza va intellettualmente, come si dice, migliorando. Ci sono stati i latinisti a prendere sarà stato il passaggio del professor, lo stimolo, forse. Lo stavo dicendo io, appunto, deve essere appunto quello, infatti. Giomma, noi la ringraziamo innanzitutto per la riflessione che lasciamo ai posters. No, però stavo leggendo qua che pare che la colpa della caduta del palazzo alla Vucciria, secondo... Ma vedi quello di prima, è dei privati, ma d'ora in poi interverrà il comune a riparare e gli farà pagare i danni. Si domanda Stefano Piazza, autorevole insomma attore nonché al suo programma, e negli ultimi 20 anni cosa hanno aspettato che ci scappasse il morto? Ricordiamoci che negli ultimi 20 anni sono compresi 10 anni di Cammarata che non ha fatto niente. Ma 10 anni prima a Cammarata chi c'era? Non ricordo, io abitavo fuori. Abito io in balcone. Vabbè, grazie. Allora Giomma, abbiamo un tamarindo per il colonnello, ha detto un tamarindo. Ripeto. E quindi due tamarindi. Poi per lei un tamarindo, tre tamarindi, per me un caffè. Giomba, noi ci Torcivia prende anche un caffè, mi detto un caffè. Dico, non vi devo dire niente, si piga tormento, dica giusto, noi lo stiamo cercando, e se lei lo vede davanti alla telecamera sappiamo quali sono i motivi, ma io ancora non si è fatto vedere Giomba, quindi non appena verrà intanto c'è un mojito per Franchi Fiume, che in genere lui a mezzogiorno, se non si fa il mojito è 57 più che altro, si fa il mojito, quindi il tempo che arriva. Va bene, grazie. Allora, Giomba, uno dei tamarindi ve lo correggo con il whisky MacArthur, ovviamente. Se lo deve bere il colonnello. Grazie Giomba, a sabato prossimo, buona settimana, ciao ragazzi. Ciao.